Ciao a tutti, siamo live per la prima volta su YouTube, quindi datemi nuovamente dei feedback per vedere se si sente, nel mentre vedo se riesco a condividerlo su Facebook. Perfetto. Tanto ciao a tutti, aspettiamo ancora qualche minuto che entrino un po' di persone, poi iniziamo con la live. Mi sentite bene? Penso di sì. Ok, perfetto. Allora, ciao a tutti. Oggi nella diretta ci prenderemo un po' di tempo per andare a parlare un po' di trading e di coperture, due argomenti che sono ovviamente connessi tra di loro, ma che non sempre devono essere utilizzati insieme, no? Perché molte volte il primo pensiero che si fa quando si parla di trading è quello di sono un trader quando riesco a guadagnare anche nelle partite che vanno storte. Questo è un po' il falso mito, no? Quindi di individuare un'analisi, iniziare lo sviluppo del trading e poi avere la partita che va nel senso contrario e avere la convinzione di poter chiudere comunque il trading positivo. Succedere certe volte, ma la maggior parte delle volte invece, se canniamo la direzione del trade, ci porta in una condizione di perdita, okay? Perché se entriamo in un mercato under e segnano molti gol, non possiamo guadagnare. Se entriamo sull'over e non segnano, ovviamente non possiamo guadagnare, quindi bisogna essere consapevoli ovviamente di queste cose prima di iniziare. Quindi andremo a parlare un po' di coperture, della loro validità all'interno di un sistema di trading e se conviene o meno utilizzarle e quando conviene utilizzarle. Purtroppo non possiamo andare a fare degli esempi live perché sono tutti sospesi i campionati, abbiamo solo il campionato bielorusso che è appena iniziato e quindi non lo stiamo tradando effettivamente perché non abbiamo abbastanza dati e poi non lo conosciamo molto bene, quindi cerchiamo di evitarlo. Prima di iniziare con l'argomento effettivo del video, vorrei andare a fare una breve premessa. Nel video precedente ho parlato di una strategia sugli over e mi è stato fatto notare che è stato polemizzato molto il fatto che un altro canale di trading si è sentito preso in considerazione da quel video. Ora vorrei dire pubblicamente che io non ho nulla contro nessun trader, quindi non ce l'ho assolutamente con nessuno e che è stata una situazione casuale. Ho analizzato una strategia in modo oggettivo, poiché mi è stato chiesto diverse volte all'interno dei messaggi. Quindi io sono nato in una famiglia di trader, quindi sono un trader di seconda generazione. Nonostante questo, quindi anche se ho iniziato con tutte le informazioni corrette a portata di mano, mi sono perso nel primo anno dietro a informazioni sbagliate, strategie che non erano molto pratiche, molto utili effettivamente per guadagnare a lungo termine. Siccome ho sofferto molto, ho perso praticamente un anno del mio tempo e questo mi ha messo in una condizione abbastanza difficile emotivamente, ho deciso quindi di andare a trattare anche alcuni argomenti che possono dar fastidio, quindi di non dire sempre le cose in modo semplice per tutti, ma di dire la verità su ogni cosa. Quindi ho analizzato la strategia in modo oggettivo, ho dato la mia opinione che non fa riferimento al trader in questione, perché, ripeto, non ce l'ho assolutamente con nessuno, anche perché ovviamente le tecniche sono in circolazione da un sacco di anni, la maggior parte delle tecniche arrivano poi dall'UK, ma non sempre quello che è una cosa positiva. Quindi ci tengo a farlo presente. Poi, se uno vuole provare una strategia perché non crede a quello che dico, lo invito a provarla e poi, quando avrà qualche soldo in meno nel portafoglio, dirmi: Marco, hai ragione. Okay, perché ci sono passato prima di te e mi metto nella condizione di qualcun altro che, partendo dall'inizio, possa trovarsi in difficoltà. Perché se ho provato difficoltà io, avendo tutti i giorni qualcuno che mi diceva che stavo sbagliando ma non ci credevo, uno che parte da zero può mettersi in una condizione abbastanza difficile.
Allora, iniziamo adesso con l'argomento, dopo questa breve premessa del video di oggi. Allora, le coperture e il trading. Quando parliamo di coperture, intendiamo andare ad utilizzare un ulteriore ingresso nel mercato per cercare di sistemare un trade che sta andando invece nel verso opposto. Quindi, ad esempio, punto una squadra favorita. Se la mia squadra favorita va in svantaggio, metterò ulteriore denaro nel mercato per cercare di recuperarla. Posso metterlo su un under, su un over, ancora sull'esito finale o comunque su tanti mercati. Quindi non entro nel merito della tecnica. Se avete tecniche che prevedono coperture, magari lasciatele nei commenti che le prendiamo anche come esempio senza nessun tipo di problema. Questo tipo di coperture molte volte, soprattutto per chi si trova agli inizi, mette in una condizione di estrema difficoltà. Perché? Perché quando tu vai a guadagnare guadagni sempre poco e quando tu vai a perdere perdi sempre tanto. Cioè, questa è la classica condizione che si ripercuote sempre comunque quando uno si trova agli inizi in un percorso di trading. Cioè, il classico problema che noto in questi anni, che comunque ho avuto a che fare con molte persone che iniziavano, mi dicono tutti sempre: guarda, io faccio l'analisi perfetta, faccio il trade corretto, però quando perdo, perdo tantissimo. Cosa posso fare? Questa situazione è un problema, okay? Quindi noi dobbiamo cercare di metterci in una condizione di semplicità in quello che andiamo a fare. Bisogna un po' andare a togliere il concetto di scommessa, perché la verità è che Betfair, nonostante sia la borsa delle scommesse, quindi ti dia la possibilità di interagire con altri trader, di comprare e rivendere le quote delle scommesse, esteticamente è abbastanza simile a un bookmaker, perché hai il pulsante punta e banca, ma se guardi un attimo, hai le quote, ad esempio, della Juve, la quota dell'Inter, la quota del pareggio, di tutte le squadre, i risultati. E la cosa che viene naturale fare quando ci si avvicina poi a Betfair è quella di scommettere, ok? Scommettere con il cash out, ma questo cash out, se usato per scommettere, è dannoso. Perché cosa succede? Quando una squadra magari va in vantaggio, faccio un trade positivo, faccio cash out, mi metto in tasca il profitto e scappo dal mercato. Poi, invece, quando la partita va in perdita, non so come usare il cash out, tento di recuperare oppure rimango dentro perché ho una convinzione sulla partita e questo si trasforma in una situazione negativa, ovviamente, perché se noi basiamo la nostra operatività sul pronostico, se stiamo 10 ore al giorno a fare l'analisi perfetta per trovare la partita perfetta dove ci aspettiamo che questa squadra segni e così, e basiamo tutto su questo, siamo in una condizione svantaggiosa, perché stiamo basando il nostro trading sul secondo me, ma secondo me non è una condizione che ti porta a fare profitto a lungo termine. Cioè, col secondo me questo è molto dannoso. Okay? Quando ci troviamo sul betting exchange, bisogna sapere che noi siamo sulla borsa delle scommesse. No? Quindi, quando noi andiamo a ragionare sul trading finanziario, si vanno a guardare molte informazioni finanziarie che vengono messe a disposizione anche nel trading sportivo. Cioè, nel trading sportivo avete mai sentito parlare di grafici, di volumi, di supporti, di resistenze? Ok, e altri argomenti che ti possono dare indicazioni molto più importanti dell'analisi, che ti permettono di capire se comprare o vendere una quota in un determinato momento a convenienza o no? Cioè, tu senti tutti questi approcci, il trading si basa sul pronostico, ma non è che ti basta andare sull'exchange, saper premere il cash out, prendere il telefono e andare magari a fare il trading da mobile e dire sono un trader, perché non lo sei, sei uno scommettitore. Beh, e questa è la verità, sostanzialmente. Le coperture molte volte vengono utilizzate in base ad una logica di pronostico, okay? Perché si sviluppa un trade. Non si vuole lasciare soldi nel mercato e quindi si cerca di recuperarlo. Ad esempio, punto, non so, la Juventus contro l'Inter, uso sempre questa partita come esempio, la uso veramente sempre. Punto la Juve sta assediando, gioca meglio e va in svantaggio, però sull'unico tiro dell'Inter. Ora, secondo magari la mia tecnica, dovrei uscire in perdita, però non voglio farlo, voglio recuperare, perché guardando la partita mi sono fatto un'idea di come possa finire questo match. Stanno assediando, Ronaldo ha preso un palo, hanno preso una traversa, stanno parando tutto, il gol è nell'aria. E questo ti porta matematicamente a mettere nuovi soldi nel mercato molte volte. E
sostanzialmente va evitato, perché esistono tecniche con coperture. Anche noi utilizziamo alcune tecniche che prevedono coperture, ma sono tecniche sconsigliatissime per iniziare. Per iniziare, la cosa migliore è quella di prendere delle strategie propedeutiche, cioè delle tecniche anche magari che non sono effettivamente delle tecniche ottimizzate, che ti permettono di fare chissà che utile a lungo termine e magari di vivere effettivamente di questo, ma sono tecniche allenanti che ti portano ad arrivare in una condizione dove, quando devi rispettare una determinata regola, poi la rispetti. Perché ci sono tecniche magari che prevedono un ingresso nel secondo tempo, quindi ti allenano ad avere pazienza. Entrare nel mercato in 5 minuti subito all'inizio partita perché non vogliono perdere l'occasione, perché vogliono entrare subito, e con questo vanno a perdere effettivamente l'occasione, perché entrano sempre a quote sconvenienti, perché ragionano ancora su questa quota è alta, questa quota è bassa, ma non si focalizzano sugli elementi importanti, quindi sulla volatilità, su quanto posso guadagnare o perdere in una determinata situazione, se effettivamente mi conviene entrare in una determinata situazione. Okay. Questo è uno dei problemi più grandi, cioè tutte queste piccole cose messe insieme vanno a creare una situazione poi di difficoltà, perché ci sono tante cose da sapere nel trading sportivo, tante cose che vanno oltre il lavoro che viene svolto. La maggior parte di persone che si approccia al trading sportivo, purtroppo, sono degli scommettitori, sono magari persone anche ludopatiche, ovviamente non parlo di tutte, ma ce ne sono veramente molte, che vogliono fare una cosa, vogliono avere la tecnica di trading dove entrano nel mercato, faccio il mio trade e ho il profitto o la perdita, ma ho l'adrenalina. E questa cosa poi inizi magari a fare due profitti, inizia a parlarne in giro, si sviluppa la voce, e ovviamente non si conosce la persona, e poi questa persona dopo un po' sparisce. Non ti sto parlando di formatori, ti parlo di persone. Okay. Queste persone poi spariscono, perché la cosa più comune che viene è quella di entusiasmarsi all'inizio, quando arriva. Stando via la connessione, mi sentite? Che non so se si sente bene. Datemi un feedback per sapere se sto parlando da solo o se qualcuno mi sente, però adesso penso di sì. Ok. Ok, perfetto. In questi giorni la connessione è un po' così, perché siamo tutti in casa e quindi ovviamente tutti quanti si mettono al computer, e va tutto più lento. Infatti non riusciamo neanche a guardare per tutti gli streaming delle corse. Cioè, stavo guardando diretta.it e non mi caricava nemmeno quella, e la mia prima preoccupazione poi della live, infatti, era quella di vedere se caricava. Infatti sto facendo l'hotspot col telefono, perché il wifi va infatti strapiano. Stavo dicendo che molte persone, quando iniziano a fare i primi trade, si sentono galvanizzati, si sentono molto gasati, iniziano ad avere i primi profitti e pensano di aver scoperto l'acqua calda. Ci sono passato anch'io, mi ricordo ancora il primo profitto che ho fatto su un trade, una partita dell'Leicester l'anno dopo che si era laureato, e la City ha fatto un gol con rovesciata da Lee Benji, hanno fatto gol in due ed ero estasiato dal gol e l'altra parte estasiato perché avevo guadagnato, quindi era un po' così, e ti viene da iniziare insomma a sentirti potente e vantarti un po' con tutti. È quello che succede tante volte, ma questo senso di onnipotenza poi ti mette in una condizione svantaggiosa, e quando viene condiviso crea uno svantaggio molto più grande, perché se non conosco una cosa ma l'ho provata una volta e ne parlo, poi qualcun altro magari la applica, qualcuno si sente gasato e c'è il passaparola, e poi tutti quanti dopo un po' di tempo si trovano in difficoltà. Per questo motivo molte informazioni poi sono proposte per gli scommettitori, per darti questa sensazione di essere felice di aver fatto il tuo guadagno, di aver fatto il tuo trade, o di impostarlo su una copertura. Perché? Perché le coperture sono così tanto amate, così tanto usate? Cioè, ogni persona che si avvicina al trading, e te lo posso assicurare, quando mi fa la prima domanda che mi viene fatta maggiormente è questa: ma se io punto una squadra e va in svantaggio,
come recupero o come mi copro? Ok, perché? Perché nessuno vuole ammettere di aver sbagliato un trade. A volte bisogna avere un po' di coraggio e avere da subito la conoscenza e la coscienza che non possiamo guadagnare su ogni partita, perché questo ci potrà aiutare. Non bisogna farsi prendere dall'emozione: ah sì, oggi ho guadagnato, fantastico, oppure oh no, oggi ho perso, disastro, devo recuperare, aspetta, cosa c'è adesso? Ok, giocano questi, va bene, una partita di merda, però la metto dentro lo stesso e vediamo come va. E poi perdi il doppio e non sai cosa fare, perché magari l'ultima partita ti va bene, perché se ce ne fossero altre magari cercheresti di recuperare ulteriormente. E le coperture molte volte sono proposte per questo tipo di situazioni, perché in questo modo, sai, uno magari fa 10 trade, ne prende 10, non ha guadagnato quasi nulla, ha preso pochissimo in base al rischio, ma è contento perché guarda quanti soldi ho preso, ok, ho preso 2 euro qua, 2 euro di là, 20 euro, beh, 20 euro in un giorno, però non si rende conto che gli è nata di lusso, ok? E crea una situazione difficile, molto difficile. Anche per questo ho voluto un po' fare magari qualche affermazione forte, perché sai, molte volte anche quando vedo parlare di value bet o analisi delle quote di valore, tutte cose che non servono col trading, cioè ragazzi, non servono niente, sono cose impostate per lo scommettitore, per cioè, anche se parliamo anche di lago un po', perché vorrei farvi capire veramente tanti concetti, perché l'approccio a questo tipo di lavoro deve essere un approccio finanziario, non deve essere un approccio scommessa, perché l'approccio scommessa dove ti porta? Cioè, da nessuna parte. Ti trovi in una condizione dove tu stai basando la tua entrata su chi vince secondo te, non hai idea di quanto puoi guadagnare, di quanto puoi perdere e di che convenienza ne hai a lungo termine. Cioè, entrare nel mercato convinti, con la convinzione di guadagnare nel 80% delle volte è abbastanza un'utopia. Cioè, io negli anni ho parlato con diversi trader professionisti, diversi amici, e effettivamente ho visto che molte persone magari facevano anche una cifra come un 10% in un anno, su conti però molto elevati, e prendevano tre volte lo stipendio di una persona normale. Ma questo perché? Perché non andavano ad avere un 80% di trade positivi. Con un 80% di trade positivi, cioè, puoi raddoppiarti il capitale mensilmente, ma non è una cosa irreale, e questa te la devi togliere dalla mente, perché se tu ti avvicini al trading sportivo come un mondo dove ti puoi arricchire velocemente, dove ti basta premere dei pulsanti, andare a fare tecnica ripetuta in modo standard, non vai da nessuna parte, perché in questo lavoro bisogna conoscere i mercati, bisogna avere pazienza. La pazienza è la cosa in assoluto più importante. Ho avuto anche qualche studente che ho seguito durante l'anno, ne ho seguiti veramente pochi perché non avevo tempo per farlo, e la cosa più fastidiosa per loro era allenare la pazienza, perché alcuni studenti hanno generato con un 35% di trade positivi in un mese dei profitti. Ma perché? Insegnavo come avere pazienza in una partita. Cioè, tu, ad esempio, quando finisci su diretta.it trovi la classica partita con una squadra un po' più in forma di un'altra, ok? Due squadre abbastanza equilibrate, ad esempio, non so, Sassuolo Spal, trovi il Sassuolo che arriva da 5 vittorie di fila, quota 2,30, e pensi: questa è una value bet. No, questo è un regalo del bookmaker. Sì. Vabbè, ok, dovrei applicare una strategia al trentesimo, ma vabbè, ma entro pre-match, dai, tanto è una value bet. Ma non è una value bet, cioè la value bet non esiste, cioè è un'affermazione forte. Vi spiegherò perché in una live apposta, perché penso sia l'argomento più importante in assoluto, se vi interessa, perché vedo tantissime persone che si perdono ore a fare il calcolo della quota di valore e sono cose che non stanno in piedi, non servono a niente, perché nel trading sportivo noi ragioniamo su variazioni di quote prima di tutte, non su quote totali, quindi sono cose ovviamente opposte. Comunque, molte volte si va su diretta.it, si trova questa quota e dico: vabbè, entro adesso perché dai, è ovvio che segna. È 2,30, dai, la quota è alta di valore, e poi magari non si aspetta mai il momento giusto per, e perdi il timing d'ingresso, che è la parte più importante.
e anticipando il trade non riesci neanche a avere una valutazione live su quello che sta accadendo durante la partita. Okay? Anticipare il trade è il problema più comune, perché in questo lavoro bisogna avere pazienza. Cioè, ci sono giorni, non capita spessissimo, però succede magari anche una volta a settimana, dove magari guardi 6-7 ore di partite e non fai il trade. Vi è mai capitato di fare una roba di questo tipo? Probabilmente no, perché nel momento in cui battezzi l'analisi, dici questa squadra può segnare, può vincere, può fare questo tipo di azione, viene quasi automatico andare ad entrare nel trade. E questo ti mette in una condizione di svantaggio, perché vai a prendere tutte quelle partite spazzature, vai a prendere tutte quote che non hanno nessun tipo di valenza, perché sono entrate ragionate sulla scommessa. Vi è chiaro o no questo concetto? Avete dubbi, qualcosa da non siete d'accordo? Cioè, magari se mi dite qualche dubbio posso aiutarvi per dirvi che ho ragione in quello che sto dicendo. Per esperienza, ormai sono 2 anni, vivo di trading a tempo pieno e da ormai 6-7 mesi sono andato a vivere autonomamente la mia casa, la mia sala trading e tutte le mie cose, quindi penso di potervi tranquillamente dire con estrema certezza quali sono le cagate che vengono proposte in questo mondo e anche il perché. Perché molte volte, cioè, ora io, a me non piace, il mio intento non è quello di parlare male degli altri in assoluto, cioè non è una cosa che mi piace fare, mi piace, faccio il mio lavoro, le mie cose, poi se qualcuno fa altre cose che per me sono delle cagate, solitamente le lascio lì. Però vorrei fare un attimo un accenno, perché certe volte magari una persona che mi dice la verità, se me l'avessero detta, nonostante me l'abbiano detta, perché mio padre me l'ha detta dal primo giorno la verità, però non ci credevo, perché sai, quando una cosa ti viene detta da tuo padre ti viene quasi automatico non ascoltarla, perché è tuo papà, no? Come quando tuo papà ti dice non uscire con questa persona, tu vai ad uscire con questa persona, quindi nel momento in cui ti dice non fare questo nel trading, cosa andrai a fare? Proprio questo. Arriva informazione X del web che diventi ricco milionario e le partite la prendi per molto più valida rispetto invece all'informazione data da qualcuno che hai visto tutti i giorni, che apparecchia la tavola con il trading. Quindi vorrei fare una considerazione anche sul fatto che molte volte le quote di valore o quota reale della partita sono quote che non hanno effettivamente niente a che fare con questo lavoro e che vengono utilizzate per software, servizi, abbonamenti, per calcolare delle cose che poi, se anche effettivamente fossero corrette, non ti danno nessun tipo di valenza, perché nel trading è tanto una questione di timing, perché se una quota profitto, ad esempio, se ne andiamo sulla strategia under nei primi minuti, guadagnare il 10% in 10 minuti, te la faccio all'incirca, che ne abbiamo una value beta, una quota normale, guadagna sempre quello. Okay? Poi ci sono tutti discorsi sui range di quote, altre cose che probabilmente non avete mai sentito, che non ho mai trovato nel web, che ho impiegato diversi anni a capire e a perfezionare, di cui parleremo poi nel libro quando uscirà, e anche una sorpresa che uscirà poi dopo il libro, perché abbiamo pensato di andare a mettere delle informazioni effettivamente importanti che possono trasformare il tuo approccio in un approccio finanziario ed evitare che tu ti metta lì, insomma, a scommettere, perché non hai niente da fare. Ora, questa live in realtà l'ho fatta un po' per pigrizia, perché non avevo voglia di fare il video, perché dovevo pubblicarlo, insomma, editarlo e tutto quanto, quindi mi trovavo meglio a fare la live. Quindi in realtà l'argomento della live è trading con coperture. Se avete domande inerenti a strategie, coperture, analisi, qualcosa che mi viene in mente, magari facciamo un po' di discussione insieme, tanto siamo tutti in casa e non abbiamo impegni, non penso almeno. In realtà adesso mio padre mi starà contraddicendo, perché dovremo finire le ultime paginette del libro, che esce il 15 aprile, quindi in realtà qualcosa da fare ce l'avremmo.
Nelle prossime settimane, tra l'altro, quando riprenderanno i campionati, inizieremo a fare anche qualcosa che non è mai stato fatto prima, quindi delle sessioni di trading live, quindi condividerò lo schermo, andrò a fare trading, ora vedremo se farle sul calcio, sul tennis, in base a quello che verrà fuori, perché adesso al momento non ci sono partite, quindi non possiamo neanche programmarci per fare un'idea, ma vogliamo fare questo. Poi se riusciamo anche, magari vi teniamo con noi tutta la giornata, delle robe tipo sessioni dove ci mettiamo lì, partiamo dall'analisi e poi sviluppiamo i trade in un'intera giornata, se può interessare. Stiamo pensando di farlo per far vedere effettivamente che cosa significa entrare con un giusto timing, comprare una quota al prezzo corretto e non entrare. Presente quelle classiche situazioni in cui entra una quota e poi inizia ad andare nel senso opposto, proprio in modo clamoroso? Ecco, queste cose qua tendiamo di cercare di evitarle, perché ti riducono drasticamente poi tutti i margini, ok? Sono le cose che ti fanno perdere e sono cose di cui non si parla, perché l'approccio è quello appunto della scommessa normale. Allora, cosa ne pensi della classica lay the draw più copertura 1-1 entrando a quote nel range 3,53 nel secondo tempo? Allora, questa strategia è una strategia che può essere interessante a livello propedeutico, perché comunque ti devi fare tante analisi, perché molte partite vanno a segnare nei primi minuti, quindi devi avere magari 10 partite nella tua watchlist, perché se ne hai solo una e ti fanno gol, poi basta, non puoi più fare trading. Poi, quindi ti allena la pazienza, perché devi aspettare, e ti allena anche il rispetto delle regole, perché devi svolgere un chiaro percorso. Quindi può essere una buona tecnica propedeutica. Non mi piace eccessivamente la copertura 1-1, non la utilizzo, però può avere il suo senso. Poi ci sono modi per andarla a ottimizzare, quindi per andare ad aumentare il proprio rendimento, però non è una tecnica da buttare via, insomma, una tecnica che può essere molto allenante. L'importante è, ragazzi, non concentrarsi su range di quota a fine primo tempo. Cioè, fine primo tempo non è che devi entrare qui perché è fine primo tempo, oppure anche dire il lay the draw può essere fatto solo sullo 0-0 perché è 0-0 più 1-1. Cioè, no, no. Le cose standard non sono buone molte volte, quindi se è una cosa proprio così standard, difficilmente riuscirei a fare profitto, però può essere una cosa che può essere ben propedeutica a lungo termine. Allora, la tecnica di puntare 0-0 e puntare la favorita per te è valida? Allora, sì, è una tecnica che abbiamo utilizzato per diverso tempo. Lo 0-0 dovresti cercare partite magari più tendenti all'over, dove lo 0-0 ti costa meno. Oppure non punti lo 0-0 e fai cash out in perdita alla fine del primo tempo. Insomma, tanto la perdita comunque è abbastanza ridotta, quindi non è un problema. È un webinar dove possiamo farti domande. Se fai riferimento alla live che vogliamo fare, non lo so, perché ci è venuta l'idea, ma non l'abbiamo ancora programmata. Ma non ti so rispondere, perché sinceramente nel momento in cui sto facendo trading, in genere sono lì con le cuffie concentrato e non è che sto anche a leggere, quindi probabilmente magari faccio qualche considerazione, poi durante le pause risponderei alle cose, ma mentre sto facendo trading non sto lì a rispondere ai dubbi, perché penso ce ne siano poi diversi e questo ti distrae poi dall'operatività e diventa abbastanza complicato da gestire, anche perché l'obiettivo comunque è fare trading in reale e quindi far vedere effettivamente come sto lavorando nella mia giornata. Devo essere concentrato. È una buona strategia puntare un under di 3 gol superiori subito dopo una fase movimentata con gol? Sì, è una strategia che utilizziamo noi, poi dipende molto dalla quota, può essere anche l'under over successivo, come di 2 gol o anche di 3 gol, poi dipende dalla quota. Se mi parli di entrare di 3 gol perché hai quota, perché magari a quote 1,30, 1,40, ti dico anche di no. È una cosa che puoi fare, ma devi essere molto bravo nel uscire in perdita, perché altrimenti rischi seriamente di andare a fare tanti piccoli profitti e tante piccole perdite.
La classica situazione è quella, ragazzi, cioè bisogna imparare a gestire le proprie perdite, perché se noi ci mettiamo in condizioni dove vinco, vinco, vinco e poi perdo tutto, avremo una condizione di svantaggio psicologico, perché magari pensa, fai 15 giorni di trade tutti positivi e poi arriva un giorno e tu perdi tutto quello che hai fatto in questi 15 giorni. Non è solamente una questione di denaro, perché quello può essere, cioè possono essere anche somme piccole, cioè alla fine magari è un conto piccolo, lasci lì 15 euro, comunque è una cosa dove sopravvivi. È il fatto di dire in 90 minuti mi rovino il lavoro magari di 15 giorni. È questo che bisogna cercare di evitare, perché per guadagnare a lungo termine non possiamo metterci in condizioni di questo tipo. Poi ci sono condizioni di questo tipo che nel breve periodo ti danno soddisfazioni interessanti, ma che in realtà poi non funzionano. È come la martingala. Quando la martingala, che è il money management più dannoso in assoluto, è un'arma di distruzione di massa, però nel breve periodo è ottima molte volte, perché magari devi perdere 6-7 partite, ti bruci il conto, ma magari il primo mese non ti capita mai e quindi ti senti strabravo. Poi ti arriva la partita dove va tutto male, ti becchi magari una fila di trade negativi e questo ti mette poi in una condizione di rimanere senza soldi in conto. Non hai più soldi, non sai più cosa fare e il problema iniziale è che un trader, se non ha il bankroll, si trova disoccupato. Ok? Perché immaginati di fare un errore e bruciare tutti i soldi che hai a disposizione. Poi, ok, puoi comunque ritornare a generare i profitti rifacendo quello che facevi prima, ma quando sei un professionista e un bankroll di un certo tipo, prima di tornare a quel capitale ci vuole un po' di tempo e quindi bisogna sempre preservarlo. Allora, io non faccio quasi mai coperture, la mia possibilità di perdita è già insita nello stake. Bene, questo dipende dal momento in cui entri nella partita, però è una cosa che facciamo molto spesso anche noi in base insomma al tipo di tecnica che stiamo utilizzando, al tipo di partita, strategia, insomma tanti piccoli criteri che poi andremo più nel profondo poi quando esce il libro. Ok, quindi comunque va bene. Perché tutti usano questa strategia di andare contro il mercato, andare sull'asset degli under per ottenere un target profit del 25%, a me mette ansia. Devo sperare che non facciano gol. Allora, lì devi intanto ragionare su mercati che ti mettano in una condizione di tranquillità. Anche a me, personalmente, operare sugli under non mette una tranquillità quanto operare sugli over. Per mio padre è il contrario, lui se entra su un over lo vedi che è molto più teso, quando entra sull'under è tranquillissimo. Per me è una situazione differente, quindi devi anche trovare dei mercati nei quali ti trovi a tuo agio. L'importante è specializzarci su un tipo di mercato, quindi non svariare oggi under, domani over, poi esito finale, poi faccio una multipla e vai un po' a caso, no? Cioè, specializzati e senza problemi puoi tranquillamente andare a operare sugli over se gli under ti mettono questo tipo di problemi. Perché se tu lavori con l'ansia ti trovi in una condizione dove cercherai sempre di uscire prima perché non vuoi restare dentro, non vuoi rischiare, ti senti di avere soldi che stai rischiando, ma in realtà hai un piano ben preciso e dovresti essere molto tranquillo mentre stai facendo quello che stai facendo. Allora, puntare la favorita nel primo tempo quando stai in pressione in attacco ed uscire nel caso i ritmi si abbassano. Allora sì, è una cosa che puoi fare, dipende anche dalle quote. Tieni conto che molte volte nel momento in cui la favorita inizia a attaccare in modo abbastanza evidente, la quota inizia anche a calare in modo evidente, quindi devi fare una valutazione partita per partita sulla volatilità che può accadere in caso di gol, perché magari ti mangi tutto il margine perché il mercato l'ha capito che probabilmente va in vantaggio. Quindi sì, però se lo applichi in modo standard in realtà è una cosa che può essere abbastanza dannosa. Allora, se posso, ho due domande. Qual è la liquidità minima in un mercato per operare in forma di trading? E qual è la percentuale minima di volume nel segno opposto se stai operando in forma di trading in back e viceversa? Allora, la liquidità minima non esiste, dipende dallo stake che devi utilizzare, poi devi guardare quanto spread hai nella partita e cose di questo tipo.
la liquidità, quel numero che trovi in alto a destra con scritto abbinate 100, 200, 300.000, non ha nessun tipo di valore, perché se hai 300.000 abbinate e poi non c'hai capitale sulla partita, cioè quel numero non vale nulla. Quindi devi trovare che nella liquidità specifica, nell'adder, quindi sotto ogni tipo di quota, tu abbia uno spread abbastanza basso, quindi che non abbia 10-20 tick di spread o robe di questo tipo, e che ti permetta di operare col tuo stake. Se vedi che mediamente puoi puntare 20 euro, 20 sterline, non puoi utilizzare una stake di 100. Poi, sai, quando sono conti piccoli, puoi fare trading su quasi tutte le partite, insomma, c'è meno selezione da fare. Quando vai a operare con stake più elevati, ti concentri su campionati invece maggiori. Per quanto riguarda la seconda domanda, non c'è proprio una percentuale minima di volume nel segno opposto, perché tanto se io vado, guardo che i volumi mi vadano bene, ad esempio siamo su under over 2,5, ho tutti i volumi sull'under 2,5, mi basta bancare under 2,5 e lo vedo lì. Cioè non, è una cosa abbastanza inutile ragionare sulla percentuale minima di volume da un segno all'altro. La squadra radicale si porta in vantaggio 1-0. Molta gente va contro il mercato e si porta sull'under 2,5, a me mette una sesta cosa. Beh, in realtà non stai andando contro il mercato. Questa strategia l'abbiamo introdotta noi, tra l'altro, in Italia, e è una strategia ottima, però se ti mette ansia è una cosa che magari devi iniziare a fare un po' in demo per capire effettivamente se è una cosa funzionale, e poi iniziare con stake bassi oppure cambia strategia, perché se operi con l'ansia non vai, è molto più difficile riuscire a fare qualcosa. Ok, andiamo un po' avanti. Allora, anch'io non farei copertura, ma lascerei la scommessa aperta. Spesso infatti segnano alla fine e uscirei con notevole perdita comprendomi all'80esimo. Infatti, soprattutto nella parte finale di partite, non si fanno mai coperture. Allora, cosa ne penso del dutching? È una tecnica che non utilizzo, è una tecnica utilizzabile, ma molte volte è più semplice andare su un underover, soprattutto se sei all'inizio, perché hai meno mercati da tenere sotto controllo. Quando sei su, se tu ad esempio punti l'under 1,5 oppure punti 0-0, 1-0, 0-1, bene o male il guadagno è abbastanza simile, ok? Quindi se sei agli inizi, concentrati magari su o sull'under o sull'over rispetto al dutching, perché è molto più semplice. Poi il dutching, ti dico, non è una tecnica che utilizzo, preferisco utilizzare direttamente l'asset underover. Pensi che il dutching si possa fare anche all'inizio della partita o è meglio farlo da un certo minutaggio in poi, tipo 45esimo, 60esimo? Allora dipende, cioè, sostanzialmente tu puoi fare tutto a qualunque minuto, poi dipende molto dalla strategia che stai applicando e da una valutazione sul rischio rendimento della volatilità. Se ti fanno gol a inizio partita e tu sei su under, quanto perdi? Se non ti fanno gol, quanto guadagni? Ragioni su questi criteri qui, quindi è una cosa fattibile. Poi bisognerebbe entrare più nello specifico, vedere qual è il target profit, lo stop loss, insomma tante cose molto più dettagliate. È anche un po' difficile rispondere magari a una determinata strategia così. Cosa ne pensi del dutching? Il dutching può essere una buona cosa, ma ci sono tante cose da vedere nel dutching, come punta la favorita, cioè ci sono tante cose da vedere, non è punta qua, esci là, fai questo, no, ci sono veramente tanti concetti che poi se ne manca anche solo uno magari vai in perdita e non sai perché e rimani lì a dire la tecnica non va, la tecnica non funziona, ma in realtà sono altre cose che non funzionano. Allora, bancare lo 0-0 a quote basse, quindi in live con stop loss manuale, pensato prima di entrare. Ovviamente bancare lo 0-0 su partite dove le statistiche sono molto orientate dall'over, dipende. Tieni conto che se le statistiche sono molto orientate all'over, anche il bookmaker lo sa, quindi avrai un payout basso, quindi hai un rischio elevato nel fare questa cosa. Quindi non il fatto di dire anche faccio l'analisi perfetta, devo trovare la partita che segnano.
e ti trovi la partita dove tutte le partite fanno 7 gol, secondo te quanto saranno quotati gli over? Bassissimi. E quindi è anche per questo che ti dico che non puoi avere percentuali di analisi così alte, perché se vuoi averle così alte devi andare su quote sconvenienti, che quindi ti fanno fare trading in condizioni sempre sconvenienti rispetto al tuo mercato. Se faccio trading pre-match, poca roba, molta poca roba. Qualcosina sì, però il 99% del mio trading è in play. Allora, qual è riferito alla strategia degli under subito dopo una fase movimentata con i gol? Il miglior modo di sfruttare le quote gonfie con un breve trade anche nell'ottica di un possibile loss per gol? Allora, questo è un argomento abbastanza ampio che potrei darti una risposta adesso, ma dovremmo parlare per un paio d'ore. Abbiamo scritto il libro, questa tecnica è spiegata praticamente veramente bene, quindi ti consiglio di aspettare il libro, tanto mancano meno di 2 settimane ormai, e poi potrai andare a vedere tutti i criteri che ci sono lì all'interno per fare le tue cose fatte bene. Ok, perfetto. Allora, non abbiamo più domande, se non avete altro, chiudiamo la live e poi ne organizzeremo un'altra nei prossimi giorni. Stiamo testando le varie piattaforme, e anche perché appunto vogliamo fare questa cosa di fare una giornata di trading live o di via dello schermo, quindi stiamo guardando, perché su Instagram la puoi fare, su Facebook Mark è lì che polemizza ogni volta che viene scritto qualcosa, quindi che non va bene, associa tutte le scommesse, quindi non vogliamo blocchi del club, magari andiamo su YouTube che abbiamo un po' di più di libertà, oppure su Twitch, quindi ci sentiamo nel club. Se avete dubbi, domande, magari fate post, cose così, li leggo, poi li prepariamo e andiamo a rispondere a tutte le cose che possono aiutarvi. Però mi raccomando, ragazzi, dovete iniziare ad avere un approccio finanziario a questo mondo e non ragionare da voglio fare il trade, lo scommettitore, la strategia, perché la strategia e l'analisi molte volte sono la cosa meno importante, che è l'analisi dei mercati la cosa effettivamente utile in questo lavoro e che ti permette di capire quando puoi avere marginalità nel fare qualcosa. A presto, ciao a tutti.